Grazie Presidente. Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori, siamo oggi chiamati ad esprimere il nostro voto sulla conversione in legge del decreto numero 44 del maggio 2018, in cui in particolare all'articolo 1 si dispone uno stanziamento pari a 9 milioni di euro per tutto il 2018 in favore della Regione Sardegna, al fine di consentire il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree industriali di Porto Vesme e di Porto Torres, riconosciute con due distinti decreti del 2016 come aree di crisi industriale complessa, ovvero aree rispetto alle quali si è constatato che gli effetti della profonda crisi non sarebbero potuti essere risolti con risorse e strumenti di competenza regionali. Dal riconoscimento così operato è derivata la creazione di sinergie ai diversi livelli istituzionali volti a favorire e sostenere i processi di riconversione e riqualificazione industriale. Il voto favorevole a questo provvedimento appare necessario allora allo scopo di mettere al sicuro la dignità di 1000 lavoratori e delle loro famiglie, così garantendo quella che Roosevelt nel 1941 definì efficacemente la libertà dal bisogno. Famiglie che hanno tanto sofferto negli ultimi anni, basta pensare ai lavoratori dell'ex stabilimento di Alcoa, oggi venduto a un gruppo svizzero, alle loro eclatanti quanto estreme battaglie iniziate nel 2009 con l'occupazione della fabbrica, durante la quale ricordiamo in particolare l'episodio dell'operaio che rimase per ore asserragliato su un traliccio a 60 metri di altezza, convinto a scendere dalle forze dell'ordine soltanto in tarda notte. Ed ancora, nel 2012, gli stessi operai di Alcoa presidiavano il sito e il palazzo della Regione Sarda, fino ad arrivare a manifestare davanti al Mise, battendo a terra i caschetti da lavoro per farsi sentire. I quotidiani nazionali dell'epoca titolavano: «E così l'autunno caldo della Sardegna è sbarcato a Roma». 9 milioni di euro previsti dal DDL 448 che oggi siamo chiamati ad approvare, che non sono da considerarsi aiuti di Stato, come ha affermato soltanto la scorsa settimana la Commissione per i rapporti con l'Unione Europea presieduta dal senatore sardo Ettore Licheri, che ringrazio vivamente per il lavoro svolto. 9 milioni di euro che consentiranno inoltre di affrontare la crisi strutturale con la necessaria ponderatezza, mettendo in campo tutti i sistemi di intervento e di controllo rispetto alla corretta realizzazione dei progetti di riconversione e riqualificazione sia per il territorio di Porto Vesme che per il territorio e il polo industriale di Porto Torres, territori tristemente inseriti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale tra i 40 siti di interesse nazionale, perché zone contaminate che necessitano di interventi di bonifica. Tracciate queste linee di azione, voglio ricordare a questa Assemblea e soprattutto alle opposizioni, per sottolinearne la validità, la proposta di Luigi Di Maio, del nostro Ministro, il quale in modo encomiabile, dando così attuazione ad uno dei principi fondamentali del Movimento 5 Stelle, cioè il principio della massima trasparenza, ha proposto una partecipazione estesa ai tavoli della crisi presso il Ministero in qualità di uditori, sia ai parlamentari di maggioranza che ai parlamentari di opposizione, che provengono da quei territori della cui crisi si discute. E non si tratta di un meccanismo che politicizzerebbe la trattativa, come ingiustamente affermato da alcuni esponenti dell'opposizione, ma si tratta veramente di una vera e propria trattativa politica nel significato più alto del termine, da intendersi come l'arte di governare e di farlo nel migliore modo possibile. Nella piena adesione a questa proposta, nelle politiche di contrasto alle delocalizzazioni, pensiamo al decreto dignità proprio di ieri, il mio auspicio e primario impegno di parlamentare sarda è quello di promuovere e sostenere interventi finalizzati anche alla soluzione di crisi industriali non complesse, ma che comunque hanno un impatto significativo sullo sviluppo e sull'occupazione dei territori interessati, tra i quali è doveroso ricordare purtroppo anche altre zone della Sardegna, come quella centrale, il polo industriale di Ottana. Anch'esso costituisce un'ulteriore triste realtà del fallimento della vecchia politica industriale, incapace di garantire livelli produttivi e occupazionali degli impianti in origine creati dall'ENI.
Occorre un'attenta analisi e ricerca di una soluzione ai devastanti effetti della crisi che ha colpito il polo industriale di Ottana, che attende risposte urgenti, ma al contempo adeguate, rispettose della peculiarità del territorio e non improvvisate come quella, onorevole Floris, onorevole Carbone, che vorrebbe il vostro partito, Forza Italia, ossia di passare per le vie brevi di un emendamento al decreto legge 44/2018, di cui oggi si discute senza che ci siano i necessari presupposti giuridici. Per diversi anni la vostra forza politica ha governato la Sardegna senza fornire risposta alcuna alla drammatica situazione occupazionale ed economica della realtà di Ottana, perché la Sardegna non si salva con i campi da golf. Il Movimento 5 Stelle, lungi da sbandierare interventi in campagna elettorale, come da voi affermato, ha presentato, anche a firma di chi parla e della senatrice sarda Bogo Deledda, la richiesta di fissazione di un preciso ordine del giorno che consenta di affrontare il tema relativo al polo industriale di Ottana e che impegni il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei al riconoscimento di detto polo, quale area di crisi industriale complessa, al fine di erogare eventuali ulteriori risorse finalizzate a garantire strumenti di sostegno al reddito a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della zona industriale di Ottana. Concludo con l'auspicio che una nuova e corretta politica industriale possa ristabilire le sorti economiche della mia regione e del nostro paese, nel quale la dignità dei cittadini passi non attraverso forme assistenzialistiche, ma attraverso la garanzia del diritto al lavoro come mezzo per l'affermazione della personalità dell'individuo e al tempo stesso strumento di progresso materiale e spirituale della società, così come statuisce l'articolo 4 della Costituzione. Perché la dignità al lavoro, senatore del PD Laus, non passa attraverso le parole, ma passa attraverso i fatti. E forse lei si è dimenticato di quando, come imprenditore di una cooperativa multiservizi, oggi intestata ai suoi congiunti, sottopagava dipendenti e lavoratori a 4 euro all'ora, sfruttandoli, se non quando licenziandoli senza giusta causa per essere poi reintegrati dalla Corte d'Appello, fatti che portarono il regista Ken Loach a non andare a Torino a ritirare il premio al Torino Film Festival, così come riportato dal Fatto Quotidiano. Ho terminato, signor Presidente, e ringrazio tutta l'Assemblea.